pranzo infrasettimanale, però che ci abbiamo proprio voglia di mangiare qualcosa di buono. Sentite musichetta, oggi proprio andiamo sul brasiliano. Allora, ci facciamo un bel pezzetto di carne con due carciofi saltati. Ma che carne, guardate qua, hai bistecchine. Tiè, guarda che robetta. Già si vede così, già si squaglia questa qua, sta bistecchina. Da paura. Poi carciofi, ma che carciofi. Oggi non vi propongo i romaneschi. Guardate, qua siamo in Sardegna, guardate il bel carciofo della Sardegna, stupendo. Poi questa erba particolare, che è la mentuccia. Che è buonissimo i carciofi, la mentuccia, guardate le foglioline, guardate, ok, e l'aglio di sulmona e l'olio. L'olio è inutile che lo diciamo, deve essere buono. Andiamo subito con i carciofi, copriamo la carne perché sennò si ossida. Andiamo a pulire, volete sentire che scrocchia? Quando scrocchia scrocchia, senti che robetta. Puliamo bene, vedete? Eccoli qua, belli belli belli, mamma mia che sono belli. Ah, perfetto. Poi tagliamo qui il gambo, vai. Andiamo così, puliamo bene bene, non sprechiamo niente. Mi raccomando, vedete qui il bianco, dobbiamo girare intorno al bianco, questo qui. Eccolo qua. Così. Sfogliamo un altro pochino, poi taglio da questa parte, così, la parte superiore, e poi che faccio? Li taglio in quattro parti, così. Guardate, barba zero. Meravigliosi. Aglio di sulmona, guardate che meraviglia, che delicatezza, che eleganza, cari miei. Puliamo dei begli spicchi d'aglio, vedete? Questo qua non mi piace, ha un odore un po' troppo forte. Vado con questo. Allora, olio, Sommariva, Agostino, bravo, olio di olive da giasche, eh? Vado e mettiamo al massimo. Facciamo rosolare bene l'aglio, poi metto i gambi della mentuccia, le foglioline me le tengo a parte, ok? Così. Quindi levo le foglioline. Questa è proprio selvatica, selvatica, come dicono a Roma. Guardate che bella. Rosolo tutto quanto. Poi sto andando e metto i carciofi. Eccoli qua, prima che si ossidino. Un po' di sale. Eccolo qua. Giriamo così si ungono bene bene. Guardate che sto stupendo, guardate che meraviglia. Mamma mia, che profumo. Pepe, eccolo qua. Poi è bello caldo, si sono insaporiti col soffritto? Certo che sì. Acqua, eccola qua. L'acqua che serve per cuocere meglio i carciofi. Poi abbiamo la carta bagnata, la carta forno, la mettiamo così. E copriamo tutto quanto e lasciamo andare. Abbassiamo, lo portiamo a metà della potenza. Metto anche il coperchio, così che cosa accade? Creiamo una sorta di camera a vapore che i carciofi si cuoceranno perfettamente. Adesso pensiamo alla carne. Mettiamo un goccino d'olio sulla bistecchina e dobbiamo cuocere subito. Qua una spalmatina bella con le mani. Questa padella di ghisa caldissima, bollente. Deve andare al massimo, ecco qui. Andiamo. Sentite? Perché la ghisa? Perché trasmette al meglio il calore, si infuoca perfettamente e veramente dà una rosolatura bella violenta, bella forte. Ecco qua. Guardate come va, eh? L'ho messo per primo, l'ho messo sul lato quello a unto, no? Vediamo un attimino, guardate qua, a me questo mi fa impazzire. Guardate, eh. Adesso lo faccio vedere. Quando questa parte qui del grassetto, guardate, questo diventa di questo colore, mi fa impazzire. Allora, mai schiacciare la carne, lasciarla così tranquillamente, rispettiamo la poverina, perché schiacciamo facciamo fuoriuscire i succhi, non dobbiamo fare fuoriuscire i succhi. Bella forte sempre, continuiamo la cottura. Questa per me è pronta. Adesso mi avvicino qua al piatto. Mamma mia che spettacolo, ragazzi. Mettiamo un po' di sale. Facciamo leggermente riposare la carne. Un goccetto d'olio ci vuole. Vediamo i carciofi. Guardate. Guardate che bianchi, belli. Foglioline di mentuccia.
Allora, se non la trovate, timo, prezzemolo, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, è un'altra cosa. Guardiamo se il carciofo è cotto, guardate, vedete come va dentro? Soprattutto questa parte qui è importante, guardate, ecco, bello, perfetto. Allora, che faccio? Alzo al massimo, faccio evaporare l'acqua senza coperchio. Ecco qui. E stringiamo un po' il sughetto. Pronti, eccoli qua. Carciofi pronti. Metto qui su, mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Questo è da panino, è da pane, già me lo sono preparato per il pane, eh. Ah, da sentisse male proprio. Vedi quando c'è proprio poi fame qua. Fermi tutti. Goccetto d'aglio crudo, mi piace sempre. Qualcuno ha detto, perché lo mettete sempre per i cuochi? È perché mi piace. Pezzetto di pane qua, bello. Mi dai il pezzetto questo che mi fa piace tanto, guarda. Non esce il sangue quando riposa la carne, quindi rimane tutta dentro. Anche i più paurosi del sangue non lo vedono. E sono contenti, aspettate un secondo. Mi sono svenì. Sono a sentire il sudore, è così. Guarda che bonbon questo. Guarda il cioccolatino. La carne è buonissima, sto carciofo cotto ma bello consistente, no? Una poesia, bontà, poche cose, semplice ma tanto tanto buone. Un abbraccio, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube che è fantastico, così voi vedete tutto quello che volete voi. Un abbraccio a tutti quanti.